Ciao a tutti, siamo qui con un altro marchio che è presente in modo fattivo sia al campionato italiano delle moto che al mondiale, ovvero siamo qui con Alberto Salareo, che è il titolare della nuova Faura, un'altra ditta italiana. Alberto, raccontaci anche tu come è nato questo marchio, quali sono i prodotti che voi vendete e quali sono poi comunque sia le aspettative per il campionato italiano. Ma la nuova Faura è a Pavia, nasce da tantissimi anni, siamo nel settore del modellismo da più di 20 anni, ci conoscono tutti, un'azienda sana su tutti i punti di vista, abbiamo circa 15 operai all'incirca. Produciamo queste moto e siamo anche nelle moto scala 1-1. Queste qua sono moto di scala 1-5 e 1-4. Facciamo diversi modelli. Siamo quelli che abbiamo lanciato, diciamo, la moto con la Di Agostini in edicola, dove ci sono avvicinati tantissimi modellisti. Abbiamo fatto una moto discreta ai principianti e poi dopo così abbiamo cominciato a farle produrle in grande serie. Senti, quali sono, diciamo, le categorie presenti sia nel campionato delle moto e diciamo, anche nelle competizioni delle moto vere? Vabbè, qua siamo presenti in tutte e tre le categorie stock, superbike, nelle quattro categorie stock, superbike, nitro e nell'ultima nata che è stata lanciata con il Motard che pian pianino sta prendendo piede. È una moto un pochettino più grossina, quindi bisogna un pochettino, con la federazione stiamo cercando di lanciarla, ecco. Ho capito. Senti, le prospettive per il campionato italiano attuale, ci saranno nuovi prodotti che lancerete o rimarranno, diciamo così, quello No, che... stiamo definendo già da un po' di tempo, abbiamo cambiato tramite la PMT, abbiamo cambiato il marchio praticamente di gomme, siamo entrati con Clark, il tedesco, quindi dovremo essere supportati al mondiale con le gomme nuove, sempre tramite Pauselli. Per quanto riguarda invece il mondiale che si svolgerà in Austria a Graz nel mese di agosto, quali sono le vostre prospettive? Oppure diciamo i prodotti sono questi e quindi vi presenterete con queste moto Ci che... presentiamo con queste moto, con dei piccoli aggiornamenti che abbiamo provato in questa prova qua di Cassino, che hanno dato ottimi risultati, quindi sicuramente speriamo di avere dei buoni benefici anche a Graz. Se qualcuno adesso che vi sta seguendo si appassiona alla nuova Faura, dove diciamo, vi potrebbe incontrare? Avete qualche pista di riferimento dove fate le Noi prove oppure... le prove le facciamo perché abbiamo un pilota, diciamo, i due o tre piloti, quelli allora, Ottina e Verna vanno ad allenarsi a Cuneo, quindi la pista di riferimento abbiamo Cuneo. Poi abbiamo nascosti Simone che ha una bellissima pista anche Ad ad Arezzo. Arezzo e Ceccacci che viene un altro pilota, sempre nella Nitro, come Simone, che viene qua ad allenarsi qua a Ecco, Cassino. già che ci sei, questo è tutto il team Nuova Faura che partecipa al campionato italiano, ci sono anche altri piloti che verranno per il mondiale? C'è anche un altro pilota che è uno dei piloti di punta, che è Mario Lopez, che è lo spagnolo, quello che ha vinto poi l'ultimo mondiale, che abbiamo presentato Riccione una moto, un unico esemplare, che l'abbiamo portato a Riccione, abbiamo vinto e di quella siamo partiti a fare la produzione per quest'anno. Senti, se ci dai anche il sito di riferimento, così la gente può anche, diciamo, Allora, il seguirvi. sito è info@nuovafaor.it. Puoi aggiungere qualcos'altro, diciamo, per quanto riguarda questo tipo di specialità, che è un po' particolare rispetto alle macchinine? Tanta gente che prova la moto, dopo sulla macchinina non ci ritorna più. Quindi si innamora? Sì, perché la moto è molto realistica, è molto bella. Poi ci sia passione, chiaro, deve essere un appassionato di moto. Ho capito. Io ti ringrazio Alberto della tua disponibilità e ti faccio un in Niente. bocca al lupo per l'attuale campionato italiano e per il mondiale a Graz in Grazie Austria. mille, grazie a voi. Ok, ciao Alberto. Allora qua presentiamo le nuove gomme di Clark, le Rodience, per la prima volta qua a Cassino.
Nelle quattro categorie abbiamo la pole nella stock, abbiamo la pole nella provvisoria, la pole anche nella nitro e anche nella motard. Le gomme saranno, siamo sponsorizzati da Clark, è un'ottima gomma, anzi per non dire veramente stupenda, i piloti sono contentissimi, speriamo per la giornata finale.